Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, bentornati a Giovedì Scienza, 37esima stagione che inizia con uno speciale, un Giovedì Scienza speciale da un luogo speciale. Siamo nella biblioteca storica dell'Istituto di Anatomia dell'Università di Torino, in uno di quelli che erano gli edifici che costituivano la cosiddetta Città della Scienza, che è nata nella seconda metà dell'Ottocento. E che è il motivo per cui siamo qua. Racconteremo la storia di quella nascita, di quell'origine. Lo facciamo, come avete visto dalla immagine che mi ha preceduto, nell'ambito di un progetto dell'Università di Torino che si chiama Progetto Vicini, del quale parleremo magari in coda a questo incontro, e lo faremo con un ospite d'eccezione che è Silvano Montaldo, qua di fianco a me. Professore di storia contemporanea all'Università di Torino e nonché direttore scientifico del Museo di Antropologia Criminale, al quale cedo volentieri la parola. Grazie, grazie per questo invito, è un vero piacere poter parlare della storia di questi edifici che effettivamente ospitano i musei universitari e appunto riferimento è al Museo Lombroso che è davvero a pochi metri dal luogo dove ci troviamo. Un luogo che nasce per appunto affrontare per risolvere dei problemi che l'università si trova a dover affrontare verso la metà dell'Ottocento e l'Università di Torino, ma in generale anche altre università italiane. Infatti possiamo vedere questa prima immagine che non è riferita a Torino, ma è quella di un edificio dell'Università di Padova. È il momento in cui, cioè, le università escono dai centri storici. Le università italiane sono legate ai centri medievali e spesso sono ospitate in palazzi che non avevano quello scopo in origine. All'inizio del Novecento questo fenomeno è abbastanza diffuso. La Città della Scienza di Torino, in questo senso, è una prima risposta, è in un certo senso all'avanguardia nel caso italiano ed è una realtà importante per le dimensioni che assume fin da subito. Sono quattro isolati, sono edifici di grandi dimensioni, per oltre 14.000 metri quadrati coperti, 10 istituti universitari interessati, con aule di lezione, laboratori, biblioteche, musei. Per 2.500 posti a sedere, e cioè non è ancora l'università di massa che si sviluppa poi nel secondo dopoguerra, ma è già un primo passaggio importante rispetto a quella università per pochi che era stata fino allora. Siamo in periferia di Torino, ma per chi conosce la città siamo al Parco del Valentino, Sì. sostanzialmente San Salvario, quindi in realtà oggi è centro, ma per Oggi l'epoca era fuori città. certamente, infatti vedremo le fotografie della costruzione di questi edifici che sono circondati dal nulla. Da un lato c'è il Parco del Valentino che si sta ampliando e dall'altro c'è una città che non è ancora stata costruita. E poi tutto viene ricucito e in un certo senso si perde anche la specificità di questo luogo. Cioè, oggi probabilmente i torinesi non hanno la consapevolezza dell'unicità di questa zona proprio perché ormai è assorbita all'interno del tessuto urbano. Ma nel momento in cui viene pensata era invece qualcosa di omogeneo e compatto. Perché gli edifici ci sono ancora tutti e sono quelli originali, a parte aggiustamenti e ammodernamenti all'interno però soprattutto, ma non si notano più di tanto perché, o meglio, alcuni di più, alcuni di meno, perché intorno sono stati costruiti altri palazzi, insomma la città poi è cresciuta. Sì, certamente. E dicevamo che è il momento in cui l'università esce dal centro storico, da quello che allora era il centro storico, dove invece era nata e si era radicata con il palazzo dell'attuale rettorato, che era il palazzo dell'università, pensato questo sì specificamente per ospitare già l'università nel 1720. Ed è il palazzo in cui c'è un primo museo, che è un museo che assorbe tutta la fisica dell'epoca, quindi tenendo insieme anche la botanica, l'anatomia, la chimica, c'è la biblioteca, insomma ci sono tutte quelle strutture che troviamo lì indistinte, mentre oggi sono distribuite nei vari istituti.
una prima precoce uscita dal centro della città avviene con l'orto botanico, non a caso in questa zona, che insomma ha una precoce vocazione universitaria, che è uno spazio che viene destinato per l'università a fianco della residenza del Valentino, che allora era una delle residenze sabaude. Altro momento di uscita, ma sempre per caratteri molto particolari, è quello che abbiamo in Borgata Parella, che è l'edificio per gli esperimenti idraulici, e poi per il resto, siamo sempre nel Settecento, per il resto l'università e anche gli istituti, quelli che potevano essere considerati istituti di ricerca per l'epoca, come la prestigiosa Accademia delle Scienze, quella che nasce come società privata e diventa poi la Reale Accademia delle Scienze nel 1784, è assolutamente vicino ai centri del potere, ai centri direzionali, quindi il palazzo dell'ex Collegio dei Nobili, che appunto diventa l'Accademia, il palazzo dell'Accademia delle Scienze, dove poi nel 1801 vengono trasferite anche le collezioni delle naturalistiche dell'Università di Torino. E gli sviluppi successivi sono sempre nel centro, qui vediamo sullo sfondo Palazzo Reale e su Palazzo Madama la struttura di quello che era l'osservatorio astronomico. Pensare oggi che c'era un osservatorio astronomico nel centro di Torino fa impressione, ma effettivamente... Sì, era possibile, era perché non c'era l'inquinamento luminoso che rendeva impossibile l'osservazione. E anche le polveri, diciamo che sì, anche le polveri, certo. Ma il fatto che ci sia stato questo ampliamento, questa spinta verso l'esterno, è una questione senz'altro di numeri, ma è legato in qualche modo anche a una maggiore specializzazione delle discipline scientifiche. Prima si erano concentrate negli stessi edifici, e anche perché c'era meno differenza tra una scienza e l'altra, diciamo, col passare del tempo, con una maggiore specializzazione si rende necessario anche avere più spazio per... Certamente, infatti nel 47-48 il Magistero delle Arti, l'antico Magistero delle Arti, viene diviso, si separano quelle che oggi possiamo chiamare facoltà umanistiche dalle facoltà scientifiche. Nel 59 si consolida questa separazione con una facoltà di scienze che è articolata in maniera moderna tra matematica, fisica, chimica, anche il numero degli studenti aumenta, quindi è l'università che inizia a cambiare. Vediamo dei dati, questa è un'immagine del Palazzo del Rettorato proprio nel primo Ottocento, con già una presenza della statuaria, e i dati sono dati comunque di un'università ancora per pochi, anche perché le tasse universitarie sono molto significative, sono pari a uno stipendio medio di un funzionario pubblico, quindi è qualcosa di proibitivo per la maggior parte dei piemontesi, e i numeri sono davvero piccoli. Nel 1858 giurisprudenza, che è la facoltà più numerosa, ha meno di 1000 iscritti, ha 68 laureati, medicina, che è la seconda, ha 300 iscritti e 39 laureati. È il dopo che rende necessario appunto spostarsi dal centro storico. E poi c'è una città che inizia anche a cambiare, non è più la fortezza, la capitale fortezza dei Savoia, ma è una città che inizia ad avere uno sviluppo in senso borghese, e è importante in questa storia che porta poi alla nascita della città della scienza il fatto che nel 1854 il comune acquisti il terreno su cui sorge il primo nucleo del Parco del Valentino, ed è vicino a un orto botanico che ora ha già raddoppiato gli spazi, ha raddoppiato la sua estensione, ed è il luogo dove poi che verrà scelto per le esposizioni nazionali che si svolgono durante l'età cavuriana nel Castello del Valentino. E lo vediamo in queste immagini, in cui si può notare che ha una struttura leggermente diversa rispetto, non c'è la cancellata che verrà costruita dopo, ed è il luogo delle esposizioni. Quindi, insomma, questa vocazione per la tecnologia
inizia a essere sempre più presente in questa zona e lo sarà ancora di più nel momento in cui la Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri viene collocata nella residenza Sabauda del Valentino. La Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri che diventa poi il Politecnico sì. Lato Ingegneria, diciamo, perché il Castello del Valentino è diventata poi la sede invece della Facoltà di Architettura, che fa sempre riferimento, fa sempre parte del Politecnico. Sì, esatto. E lì viene poi trasferita la manica per gli esperimenti idraulici, che era quella che era presente alla Borgata Parella, e quindi c'è ormai una destinazione, già una presenza a quel punto universitaria importante nell'area del Valentino. Il passo successivo è legato a una trasformazione che investe sia il mondo universitario sia la città di Torino, e cioè il fatto che nel 61 nasce il Regno d'Italia, Torino è la capitale di questo di un paese tra i più importanti in Europa, e c'è un intervento significativo da parte del governo nei confronti delle università, perché il Regno d'Italia eredita le molte sedi universitarie che erano il frutto della frantumazione statale dell'Italia preunitaria, e ci si rende subito conto che sono troppe, ci sono troppe università in Italia sia per il numero di studenti dell'epoca sia per le risorse dello Stato italiano, uno Stato che all'epoca investe moltissimo per l'esercito, verrà combattuta una guerra nel 66, la breccia di Porta Pia nel 70 e molto poco per l'istruzione. Ebbene, si decide con il fisico Matteucci di concentrare le poche risorse a disposizione sulle grandi università che potevano avere quella massa critica necessaria per sviluppare la ricerca, su sei grandi università, tra cui c'è Torino, Pavia, Bologna, Pisa, Napoli e Palermo, e cercare un po' di lasciare a se stesse le università minori, pensando che queste sarebbero andate scomparendo, cosa che non succederà. Italia e la ricerca iniziano allora, insomma, in qualche modo. Beh, no, è una riorganizzazione. Oggi diremmo un'ottimizzazione, una razionalizzazione. E vedremo tra poco che poi c'è invece un grosso investimento. C'è un grosso, sì. Non voglio anticipare niente. E non succede che, cioè, non chiudono le università più piccole? Le università più piccole non chiudono, però arriviamoci con ordine, nel senso che l'altro grande cambiamento che è un po' all'origine che spiega insomma anche l'importanza dell'investimento che viene fatto sulla città della scienza è il fatto che Torino perde la capitale, quindi perde quel rango che era da un lato onorifico, ma era soprattutto un sistema economico che viene smantellato. Lo vediamo ad esempio in questa vignetta in cui si vede la differenza tra il modo con cui Firenze nel 59 aveva accolto la fine del Granducato di Toscana e il disagio di Gianduia, la maschera torinese, che si strappa i capelli perché ha perso la capitale in favore di Firenze. Quindi una sorta di vendetta, insomma, dei fiorentini. Però al di là della satira, l'evento è un evento davvero traumatico per Torino, e infatti la vediamo in quest'altra immagine che ci ricorda le due stragi avvenute a Torino tra il 21 e il 22 settembre del 64, quando la folla torinese protesta per la perdita della capitale. Sappiamo che erano molti artigiani, lavoratori degli alberghi, delle imprese edili, che protestano, e la protesta finisce in un bagno di sangue. C'è una repressione sconsiderata, folle per quello che era il pericolo che questa protesta poteva rappresentare. È una strage che ha delle ripercussioni enormi, ovviamente, cade il governo, ma che ci ricorda il grande disagio con cui la città ha perso questo ruolo, che era qualcosa
profondamente radicato nell'identità, nel sistema economico, nella struttura sociale di Torino. E non era previsto che succedesse. Non era previsto che succedesse allora, cioè dal discorso di Cavour del 61 su Roma Capitale si sapeva che un giorno la capitale sarebbe migrata, se ne sarebbe andata da Torino, ma si pensava che sarebbe stato qualcosa che sarebbe avvenuto in un tempo lontano. Invece arriva questa mazzata improvvisa con la decisione di trasferire la capitale a Firenze in accordo con la convenzione, quella che viene chiamata la convenzione di settembre, cioè l'accordo con Parigi che prevedeva dall'altro la partenza delle truppe francesi che presidiavano Roma. Col senno di poi possiamo dire che questo accordo fu del tutto ininfluente sull'esito futuro che sarà la liberazione di Roma dal potere temporale e insomma il completamento dell'unificazione. Però per Torino fu davvero una mazzata terribile e lo vediamo da questo grafico che ci rappresenta il crollo demografico, no? È molto indicativo perché vediamo che prima, fino, insomma, Torino aveva avuto una crescita non rapidissima, era comunque una piccola città per i canoni odierni, fino al 1848, poi c'è una rapidissima crescita nell'età cavouriana, che è un'età di grande sviluppo demografico e anche di crescita economica, di flussi finanziari che convergono su Torino per sfruttare le molte possibilità che la nuova politica economica ha offerto, fino ad arrivare a 224.000 abitanti nel 1864, che è appunto l'inizio della crisi. Ed è una crisi anche dal punto di vista dell'edilizia, erano state costruite molte case insomma, sembrava che questo fatto del trasferimento della capitale sarebbe capitato in un futuro abbastanza lontano. Invece il crollo. C'era anche un progetto di Torino monumentale, insomma, si stava sviluppando in un'altra direzione Sì, la città in quel momento. certamente abbiamo anche dei progetti che poi non furono realizzati di monumentalizzazione di Torino, però devo dire che la classe dirigente dell'epoca, che era sicuramente una classe dirigente moderata, elitaria, però aveva capito già dal 61 che la capitale sarebbe partita e quindi aveva già abbandonato quei progetti di monumentalizzazione per cercare una via nello sviluppo economico, puntando su due fattori, cioè il potenziamento della forza motrice, che all'epoca era l'energia idraulica, e lo sviluppo delle competenze tecniche dell'istruzione degli operai. E in questo senso almeno c'era stato un minimo di preparazione su quello che sarà poi il disastro del 64. Torino è appunto colpita da questa crisi demografica, perde quasi 30.000 abitanti, parte tutta la corte, vuol dire 1.000 impiegati, parte il Parlamento, quindi senatori, deputati, segretari, impiegati, partono le segreterie del governo, una parte dei reparti militari, si trasferiscono le banche, le assicurazioni. Quindi, Torino, perdendo la capitale, perde tutto un sistema economico e sociale che era costruito intorno ad esso e si trova a dover cercare di inventarsi un nuovo modello per il futuro. Sono quindi anni difficili, da cui si inizia ad uscire con i primi anni 70, questa crisi demografica viene riassorbita e si inizia a uscire anche puntando sullo sviluppo dell'università. E qui ritorna il discorso delle piccole università che erano state abbandonate, un po' abbandonate dal governo nei primi anni 60. Non chiudono, perché creano dei consorzi universitari che prevedono un finanziamento da parte delle città che le ospitavano, delle province e in parte del governo. E in questa maniera nessuna di queste università ereditate dall'antico regime, dall'antica Italia preunitaria,
scompare. Infatti, il commento di Matteucci sarà amaro, dirà: è più facile abbattere un regno che chiudere un'università in questo paese, proprio perché comunque c'erano interessi notevoli intorno all'esistenza appunto di una sede universitaria. E Torino, che era una delle grandi università, copia quel modello per reagire alla crisi. Quindi nel 77 viene istituito un consorzio universitario tra città e provincia che inizia a finanziare laboratori, lo sviluppo della ricerca. E qui vediamo un primo spostamento dei laboratori che praticamente non, fino allora avevano un'esistenza del tutto embrionale, si trasferiscono nel convento di Via Po, lo vediamo qua, nell'ex convento dei Minimi, dove iniziano appunto ad avere una prima destinazione. Così Cesare Lombroso, per quello che poi diventerà il museo e il laboratorio di antropologia criminale, ma anche gli altri, Luigi Pagliani ad esempio, con il laboratorio di igiene sperimentale. Faccio una precisazione probabilmente inutile, però quando il professore parla di 64, anni 70, Sì, siamo 76, ovviamente siamo nell'Ottocento. nell'Ottocento, che lui da storico ha chiaramente in Sì, testa è una i secoli, deformazione. però a volte potrebbe Sì, essere. è necessario, è Poi necessario. evidentemente il salto sarebbe troppo, però insomma Sì, siamo in quel periodo lì, siamo 1800. nell'Ottocento. Questa è, per esempio, una bellissima immagine ottocentesca di Palazzo Carignano che diventa la sede del Museo di Storia Naturale. E dicevo della ricerca di questo nuovo modello, vede una partecipazione degli intellettuali del tempo che nel 1880, in occasione di una esposizione, realizzano questo libro che è Torino 1880. È notevole perché partecipano un po' tutti gli intellettuali, i maggiori intellettuali della Torino del tempo, ed è una presentazione, un biglietto da visita dedicato ai visitatori della Torino per quell'esposizione, ma in un certo senso è anche la progettazione della Torino futura. E l'introduzione a questo volume, che è di Vittorio Bersezio, che è un grande giornalista, scrittore, fondatore della Gazzetta Piemontese, che poi diventa La Stampa. In chiusura, nella parte sottolineata, Bersezio dà conto di questa trasformazione. Dice: Torino non è più la fortezza, non è più la Mecca d'Italia degli esuli del Risorgimento, non è più la capitale dei Savoia, è una città che lavora e che pensa. E questa frase, insomma, racchiude in sé quello che Torino non era ancora, ma stava diventando, ma è un modello nuovo. Se riflettiamo un attimo su questa espressione, lavora e pensa, ebbene, la capitale fortezza di un sistema d'antico regime non è tanto una città del lavoro, è una città dei palazzi aristocratici, della corte, delle caserme dell'esercito, no? Quindi il lavoro come valore non ha tanto spazio in quel modello. Non parliamo del pensiero. Torino non era famosa fino al Risorgimento per essere un luogo in cui si poteva liberamente pensare senza correre dei rischi. Per alcuni era la Beozia d'Italia. Per altri più benevoli era la Sparta, ma non certo l'Atene d'Italia, era Firenze, era Milano l'Atene d'Italia. Allora, la città che lavora, che pensa, è davvero il nuovo modello su cui si vuole puntare. Però si vuole puntare perché, di nuovo, in questo libro vediamo che la parte dedicata agli istituti scientifici, che è scritta da Michele Lessona, che è uno dei professori più noti dell'epoca, zoologo, darwinista, eccetera, e lui dice: molto è stato fatto, ma è nulla al confronto di quello che dovremmo fare, perché ormai la scienza richiede un investimento continuo, risorse enormi, è qualcosa che non può essere, non possiamo accontentarci di ciò che abbiamo, deve essere appunto continuamente finanziato. La ricerca è qualcosa che richiede un investimento continuo. Ed è quello, insomma, che professori dell'epoca,
studenti, universitari e anche la classe dirigente locale riesce a realizzare, partendo appunto dall'aver individuato questo modello, e lo fa puntando i piedi, battendo i pugni sul tavolo. Infatti ci sono molte testimonianze, lettere scritte dall'epoca, discorsi parlamentari, che le vediamo alcuni, per esempio questo è di Luigi Concato, che parla delle cliniche mediche nel 1879, pochi mesi prima che uscisse il libro. Lungi da me pretendere che le cliniche si trasformino in altrettanti laboratori microscopico-chimici sperimentali, ma da ciò al possedere per le esercitazioni cliniche un antico magazzino da vino, sito 2 metri sotto il piano della pubblica via, volto ponente, mal illuminato, peggio areato, basso, umido, angusto, dove frequentano professori, assistenti, allievi, uditori estranei delle cliniche generali propedeutiche, vi sono parecchi conigli, trovano posto materie escrementizie, agenti chimici e strumenti in cui la conservazione e uso esigono le maggiori cure, la distanza è enorme. Quindi è una scienza, e le testimonianze di nuovo, questo è Cannizzaro, uno dei più grandi chimici del tempo, che dice la situazione è vergognosa, e questo è Dovidio, che è un matematico, l'istituto chimico è una spelonca, l'istituto anatomico è micidiale, l'orto botanico è in abbandono, e così via, insomma. Puntano i piedi e riescono effettivamente a ottenere qualcosa. E gli studenti fanno la loro parte, perché anche loro sì, protestano, hanno bisogno di spazi migliori. Certo, protestano e si fanno sentire e hanno ragione di farlo. Lo vediamo da questi grafici, perché vediamo che appunto la popolazione universitaria era cresciuta poco rispetto all'inizio dell'Ottocento fino ai primi anni 70, e poi nel giro di poco più di un decennio raddoppia. Questi sono i laureati dell'Università di Torino. Quindi è chiaro che l'università esplode, ha bisogno di nuovi spazi. E questi vengono ottenuti a partire dal... insomma, c'è poi tutto un procedimento legislativo, burocratico, ma già nell'83 viene firmata la convenzione, di nuovo un consorzio, città, provincia e governo, per la realizzazione dei nuovi edifici universitari. E quindi parte questo investimento di cui parlavamo prima? Parte questo investimento che incrocia la prima grande esposizione italiana, che ha luogo al Valentino, lo vediamo da questa immagine, dove si vede la residenza Sabauda, ormai sede della Scuola di Applicazione degli Ingegneri, affiancata dall'edilizia effimera dell'Esposizione Generale Italiana. Edilizia effimera, mi spiegava prima il professore, sono quegli edifici che vengono costruiti, sì, in occasione dell'esposizione, che sì, poi di solito vengono smantellati e lasciano, nel caso di Torino, lasciano spazio al parco che man mano... Che via via si estende. Di solito, non sempre, perché infatti il borgo e castello medievale realizzato per questa esposizione del 1884... Quindi non medievale. Non medievale, certamente, è un neogotico, ha un tale successo che si decide di mantenerlo. È tuttora esistente. E dicevamo appunto, questa è un'immagine che ci rende bene l'importanza dell'esposizione generale rispetto a una città di Torino che ancora insomma dei limiti molto molto contenuti. E c'è una sorta di passaggio del testimone, perché in chiusura dell'esposizione si inizia a parlare di questa città della scienza, no? Dove insomma finisce la città dell'esposizione, che scomparirà, sorgerà la nuova città della scienza. E infatti vengono individuati già in quei giorni di chiusura dell'esposizione i 4 isolati, 2 di proprietà della città di Torino, 2 di una proprietà privata, che dovranno ospitare questi nuovi edifici. Li vediamo indicati in questa immagine. Se non che poi, ovviamente, c'è sempre spazio per le polemiche, succede qualcosa, perché
A un certo pochi mesi dopo tutto sembra rientrare in discussione, nel senso che c'è una corrente d'opinione che dice che non bisogna sprecare questa zona di Torino che era la più bella, perché, proprio perché era vicino al parco, per l'università. E infatti il Fischietto, che è un giornale satirico, dice che Torino si sta dividendo tra valentinisti, quelli che vorrebbero portare l'università nel salotto buono di Torino, e camposantisti, quelli che vorrebbero portarla vicino al cimitero generale. Quindi non proprio una collocazione Che è dall'altra parte che è rispetto al dall'altra centro. parte, e non proprio una vetrina per la scienza. La soluzione del Fischietto, ironicamente, era distribuiamoli un po' ovunque, no? Quindi sarebbe stato un disastro anche per questi poveri studenti che dovevano correre da una sede all'altra. L'opposto del campus o dell'idea di L'opposto raccogliere del campus. studenti, lezioni, ricerca nello stesso luogo, insomma. E poi prevale ovviamente la scelta di concentrare in questi isolati il quartiere universitario, anche perché c'è un altro aspetto, non solo perché nasce in quegli anni nasce anche l'orto sperimentale dell'Accademia di Agricoltura, quindi si rafforza ancora la vocazione universitaria, ma perché grazie al fatto che le esposizioni venivano realizzate all'interno del Valentino, c'è una linea di tramvai che quindi garantisce il collegamento tra questa zona e il centro di Torino, quindi che verrà elettrificata proprio appena aperti, insomma, appena terminati i lavori della Città della Scienza. E questa è un'immagine di nuovo satirica in cui si vede il sindaco di Torino, Ernesto Balbo Bertone di Sambuì, che fa da ponte tra i due lati di quello che è Corso Massimo d'Azeglio. Ma qui c'è un intento polemico nei confronti del sindaco. No, è un'ironia perché nel 98 l'esposizione ha una parte al Valentino, lo vediamo meglio in un'immagine successiva, ha una parte che celebra lo statuto. I 50 anni dello statuto e viene appunto viene realizzata di nuovo nella zona del Valentino. E una parte invece che è l'esposizione delle missioni cattoliche nel resto del mondo. È molto importante questo evento perché è un inizio di una conciliazione tra Stato e Chiesa. Una conciliazione che richiederà ancora molti anni per concludersi, e quindi questa immagine del sindaco che fa da ponte è proprio Anzi, è. l'inizio di questo dialogo tra queste due realtà, ma anche perché c'erano state elezioni che avevano visto un grosso successo cioè, di quello che era il movimento cattolico dell'epoca e questo sindaco che doveva fare i conti con questa realtà. E poi appunto finalmente inizia la costruzione di questi edifici che sono qualcosa di notevole anche dal punto di vista architettonico, perché viene scelto uno stile preciso che è quello rinascimentale, secondo il dettato di Viollet-le-Duc che prevedeva per ospitare istituti di ricerca, istituti scientifici, quello stile. È insomma un impianto coerente che vede ogni edificio diverso dagli altri, ma con degli elementi che richiamano, che danno compattezza a tutta la struttura, che è appunto quella di un quartiere universitario. Quindi, come diceva prima, molto riconoscibile, c'è cioè un progetto organico che dà l'idea che lì sta succedendo qualcosa, Sì, insomma. e che ha una destinazione precisa, lo vediamo ad esempio dalle metope, dalle decorazioni, perché vediamo le immagini che richiamano l'attività scientifica, vediamo un magnete con la rana, un microscopio, il cranio di un bue, un mostro marino, quindi le varie specialità che venivano coltivate in questi istituti. Che all'epoca erano 10, se non sbaglio, Sì, comunque insomma. erano 10, questo dà l'idea appunto dell'importanza
dell'intervento dell'epoca, e il tutto viene realizzato abbastanza rapidamente, cioè il decreto di autorizzazione dei lavori è del 1885. Nel 92 il ministro della pubblica istruzione viene a visitare, insomma, i lavori, e nel 93 l'aula dell'Istituto di Fisiologia viene inaugurata, e il tutto termina entro il 1898. Quindi Tempi molto avevano rapidi. lavorato bene e erano stati, cosa per noi piuttosto incredibile, nel bilancio previsto. Che era comunque consistente, insomma, un investimento Sì, un notevole, non è? investimento consistente. All'epoca erano circa 12 milioni di lire, insomma, un investimento significativo, che oggi però, appunto, non permette, probabilmente con quella somma si potrebbe realizzare uno di questi edifici, anche per un arredamento che è molto ricco. Pensiamo alle aule di lezione con tutto l'arredamento in noce, le decorazioni degli scaloni, il seminato dei pavimenti, insomma, è l'idea, i Gli soffitti, gli affreschi. affreschi sui soffitti, cioè l'idea che la funzione elevata che per quella società era la ricerca scientifica dovesse essere ospitata in un luogo degno, che favorisse, insomma, la concentrazione, l'ispirazione ideale. Volevano, insomma, che professori e studenti si trovassero, a loro agio. La scienza richiede bellezza, insomma. Sì, Oggi esatto. a volte ci manca in qualche edificio più moderno. Sì, mentre invece loro avevano appunto questo concetto. Un'altra caratteristica di questa città della scienza è il fatto che tenesse insieme appunto la biblioteca, il museo, il laboratorio, le aule di lezione, gli uffici dei professori. Si era addirittura pensato, anche secondo il modello tedesco, di creare all'interno degli istituti l'abitazione del direttore, poi per ragioni di economia rinunciano. Però era insomma quasi un'utopia ideale quella di realizzare questi istituti in questa maniera. E quindi allora come oggi insomma, si teneva presente che i tre pilastri sono la ricerca da una parte, la didattica per la formazione e la divulgazione, diciamo quella che oggi è chiamata terza missione, cioè il resoconto all'esterno Certo. di quello che si fa. Concentrare queste forze, questi aspetti nello stesso luogo faceva sì, allora come oggi, probabilmente che scattassero delle scintille in più, diciamo, insomma, che potesse essere molto più produttivo, essere fisicamente presente sempre a tutto. Sì, certamente. E non è un caso che l'Università di Torino viva il suo periodo d'oro proprio in quegli anni, negli anni successivi, fino alla Prima Guerra Mondiale, perché effettivamente l'investimento, insomma, la ricerca ha bisogno di denaro, di finanziamenti, di strutture adeguate, e in quel momento Torino ha questo mix. E infatti sono i grandi nomi del positivismo italiano: Giulio Bizzozero, Angelo Mosso, con tutti i suoi limiti, ma anche Cesare Lombroso è una celebrità all'epoca, e tanti altri, Galileo Galileo Ferraris, diciamo Ferraris, che. certamente. Ed è un sistema economico che fa perno su questa zona della città, perché ci sono le case editrici specializzate, Bocca, UTET, ci sono le riviste scientifiche che fanno capo a questi istituti e che hanno una irradiazione internazionale. E Torino è meta di immigrazione studentesca dall'estero per frequentare questi grandi personaggi, per conoscere questi grandi personaggi. Insomma, è lì che si merita espressione
è proprio la città della scienza che si ha in mente. Quindi quell'indotto che prima era legato alla corte e al Parlamento, a tutto quello che ne conseguiva, al turismo anche, adesso diventa un indotto diverso, collegato alla scienza, alla ricerca e poi all'applicazione di almeno parte di questa ricerca, perché poi c'è l'industria, ci sono gli aspetti pratici, diciamo. Certo, questo era qualcosa che magari in quel momento, nel momento in cui pensano alla costruzione della città della scienza, non era ancora chiarissimo, ma lo diventerà sempre più negli anni successivi, perché siamo negli anni della seconda rivoluzione industriale, quello appunto in cui l'elettricità cambia completamente il modo di produrre e il modo anche di vivere. Quindi Torino, la Torino industriale è il frutto di quella progettazione che è avvenuta nei decenni precedenti e crea un sistema che funziona, che ha funzionato per molto tempo e poi noi abbiamo visto un po' la fine di quel, in un certo senso la fine di quel sistema, ma all'epoca viene progettato, realizzato e sviluppato in una maniera davvero significativa, e Torino non è più la capitale dei Savoia, non è più la fortezza militare, diventa una capitale della ricerca e dell'industria. Adesso diciamo che abbiamo perso almeno in buona parte l'industria, però sulla ricerca sì, Torino, possiamo, certamente, diciamo, orgoglio torinese. È uno degli atenei più importanti d'Italia, quindi quello che era stato fatto è continuato. Devo dire però che gli anni della Prima Guerra Mondiale, poi col fascismo, c'è una battuta d'arresto, perché quell'investimento che era stato fatto poi rallenta perché di nuovo le spese militari assorbono gran parte del bilancio pubblico e poi appunto col fascismo anche l'Università di Torino viene colpita dalle leggi razziali, prima dal giuramento di fedeltà che vede un'opposizione da parte di alcuni professori dell'Università di Torino e poi soprattutto le leggi razziali che privano l'Università di menti estremamente brillanti. Quindi c'è un rallentamento. Non l'abbiamo citato prima, ma Giuseppe Levi era qui all'inizio del 1900, verso il 1920 e Giuseppe Levi è stato maestro di tre futuri premi Nobel, ricordiamo Rita Levi-Montalcini, Luria e Dulbecco. E Dulbecco, che poi che però proprio in seguito alle leggi razziali, in realtà il Nobel l'hanno preso altrove, nel senso che hanno continuato la loro carriera scientifica negli Stati Uniti. Sono i nomi più famosi, certamente, hanno studiato in questo palazzo. C'è un quadro dedicato a Levi proprio nell'ingresso di questa biblioteca. Sì, è così. Dicevo che poi sarà poi dopo la Seconda Guerra Mondiale che riprenderà slancio, riprenderà questo percorso che era stato progettato appunto nella seconda metà dell'Ottocento. Tornando invece alla seconda metà dell'Ottocento, abbiamo ancora qualche immagine. Sì, questa è quella di questa esposizione, quando nel momento in cui gli edifici vengono inaugurati, nel 1898, completati, insomma ci sono più inaugurazioni perché sono quattro edifici, c'è una curiosità perché in un certo senso la scienza crea anche uno stile, lo vediamo attraverso queste immagini dell'esposizione. Beh, torniamo un attimo indietro. Questo è l'edificio in cui ci troviamo, che è il Palazzo degli Istituti Anatomici, che è molto caratteristico perché ha questi due minareti. Probabilmente erano delle cappe di aspirazione per purificare l'aria all'interno dei laboratori di ricerca. Ebbene, quindi l'edificio è già questo. Nell'esposizione del 1898, ecco, vediamo che questi minareti li vediamo riprodotti anche sulla facciata dell'esposizione e anche in altre immagini che riguardano l'esposizione del 1898. Ed è una scelta stilistica dell'ingegnere Leopoldo Mansueti, che è l'ingegnere del genio civile che ha progettato la città universitaria e che lui poi riproduce anche in altri edifici universitari come questo che è dell'Università di Pavia.
Dicevo che è molto curato tutto il lavoro che Mansueti ha fatto, lo vediamo ad esempio dalla splendida aula dell'orto botanico, che è simile ma mai identica a quelle degli altri edifici. Quindi è un ricamare su uno stesso motivo, creando però sempre degli elementi di caratterizzazione. E questa è l'ultima immagine, e invece ci dà l'idea della distribuzione nel 1898 dei vari istituti. L'abbiamo dovuta ricostruire, perché poi ci sono stati vari spostamenti che hanno alterato questa distribuzione originaria. L'abbiamo ricostruito. Ringrazio anche i colleghi e le colleghe che mi hanno aiutato in questo, perché appunto si era persa la memoria, in parte la memoria di quella organizzazione originaria, e l'abbiamo potuto ricostruire attraverso le diciture che ci sono sull'ingresso degli edifici di oggi, ma la destinazione poi in parte è cambiata. È cambiata, però sono rimaste le diciture originali. E come dicevamo all'inizio, in effetti adesso sono molto meno riconoscibili all'interno di una città che si è sviluppata in maniera non sempre altrettanto organica, Sì. diciamo, in momenti diversi, con slanci diversi, e quindi è un peccato in alcuni casi non riconoscere più, insomma, questo patrimonio che è ancora qua. E che avrebbe bisogno di qualche intervento di restauro, Anche. ovviamente. E qui torniamo al progetto Vicini, che ha proprio questo intento, non tanto di chiedere l'intervento di restauro, oddio, magari come effetto indiretto speriamo che di Sensibilizzare anche. sensibilizzare, però aprire alla cittadinanza questi luoghi che in realtà sono aperti bene o male sempre, ma insomma forse non tutti li conoscono, e quindi in questi mesi ci sono stati diversi eventi legati a questo progetto. E domani e dopodomani, 18 e 19 novembre, in particolare, ci sarà questa apertura di tutti i dipartimenti, di tutte le sale, i laboratori, insomma, sì, di questi spazi che adesso hanno cambiato appunto destinazione, perché poi l'università si è allargata, Andata per fuori questioni Torino, di certo. numeri, per questioni anche di come si è sviluppata la ricerca, che adesso ha bisogno anche di altri spazi. Però, per conoscere il progetto, vi invito a andare sul sito www.vicini-unito.it, e insomma lì c'è un riassunto, un riassunto, anzi, c'è un calendario di tutti gli appuntamenti e tutte le informazioni del caso. Non so se il professor Montaldo vuole aggiungere. Forse la mostra, la cosa pubblica che è aperta al Valentino fino al 3 di dicembre, in collaborazione col Politecnico di Torino, sempre nell'ambito del progetto Vicini, e varie iniziative, lo spettacolo teatrale su Marie Curie, la conferenza su Maria Vallada Farnè, che è la prima donna laureata in medicina nel 1878 all'Università di Torino, è la seconda in Italia. Ecco, la storia di questa città della scienza in qualche modo ci ha fatto ripercorrere anche la storia della scienza, beh, dal momento in cui. Sì, una storia materiale della scienza, Sì. potremmo dire. E beh, visto che abbiamo ancora qualche minuto, forse possiamo dire qualcosa a proposito di Cesare Lombroso e del Museo di Antropologia Sì, Criminale, di cui Silvano sì. Montaldo è direttore scientifico, perché è un esempio di come procede la scienza. Ci sono state anche delle discussioni sul Certo. fatto se fosse o meno opportuno beh, raccontare quella storia, senz'altro opportuno, ma continuare a tenere in vita, anzi rimettere in vita un museo che lo stesso Lombroso aveva aperto. E quel museo ha senso perché ci racconta, al di là di essere una testimonianza storica preziosissima, ci racconta anche come la scienza proceda, Per errore. anche per errori, insomma, spesso per errori. E quindi Lombroso era in assoluta buona fede in quello che faceva. Sì, era in buona fede, non era uno scienziato moderno, e non era probabilmente neanche uno scienziato per i canoni dell'epoca, perché lui avrebbe dovuto tener conto delle molte contraddizioni del modello, diciamo, della sua teoria. Invece lui ha insistito sempre, mantenendo un ancoraggio con questa, diciamo, con quella base organicista,
da cui era partito lui e tanti altri studiosi dell'epoca, l'idea che attraverso, insomma, che la materia, il biologico condizioni il comportamento, in realtà la realtà è molto più complessa e lui invece rimane sempre ancorato a questo. Il museo è un museo che ha delle collezioni importanti, in un certo senso uniche nel suo genere, e questo è qualcosa che di nuovo Torino ha capito ormai molti anni fa con una mostra nel 1985, La scienza e la colpa, che fu fatta alla Mole Antonelliana, quando la Mole non era ancora la sede del Museo del Cinema, e che dimostrò l'interesse internazionale di queste collezioni, perché non è soltanto il museo dell'antropologia criminale, del tentativo di spiegazione del comportamento umano fatto da Lombroso, ma è un museo che ci porta una testimonianza di quello che erano le istituzioni, tra virgolette, totali dell'epoca, il manicomio, il carcere, modi di espressione di una parte della società che non aveva, che non ha lasciato altre testimonianze. Una delle più grandi collezioni di tatuaggi dell'epoca, non si trovano altrove, proprio perché erano i criminologi che cercavano degli elementi di identificazione, di spiegazione del comportamento criminale, quindi iniziano ad esempio a cercare i tatuaggi, li trovano sui detenuti, li riproducono, scrivono le loro biografie, insomma, attraverso strade tortuose, certamente errate, ma lo si è capito dopo, il museo conserva delle testimonianze che altrimenti sarebbero andate perdute. Tornando alla città della scienza, lei diceva che Torino è stata all'avanguardia, in questo senso, insomma, è stata una delle prime città che ha portato avanti un esperimento di questo genere. Ci sono poi altri esempi Sì, che hanno certamente, seguito in Padova, Italia? Napoli, Roma, però appunto in questo caso, anche per la situazione particolare che Torino deve affrontare dopo la perdita della capitale, Torino è una delle prime a muoversi in questa direzione e sottolineo quello che colpisce è proprio l'organicità con cui l'intervento viene pensato e realizzato. E insomma, frequentando questi edifici ce ne rendiamo ancora conto oggi. Quindi noi abbiamo scelto come titolo La scommessa di Torino sulla scienza, è stata una scommessa vinta Vinta. Ecco, in quel in quel momento, momento. Sì, qualcosa sì. di Ecco, nuovo che va sempre rinnovato. questo mi sembra un invito, una sensibilizzazione che va a unirsi a quella di prima. Allora io ringrazio il professor Silvano Montaldo per essere stato con noi. Potete, se avete curiosità, domande, scrivergli all'indirizzo del Museo Lombroso, quindi museo.lombroso-unito.it, che vedete in sovraimpressione. E che dire, arrivederci a una prossima occasione. Vi invito a seguire il progetto Vicini nelle giornate di domani, dopodomani, comunque a seguire tutto il materiale che man mano hanno caricato sul sito e che lì resta, ma se siete a Torino fate un giro da queste parti anche dopo la fine del progetto, e io invito tutti invece al Teatro Colosseo per la prossima settimana, 17:45, sempre per Giovedì Scienza, con Luca Perri e Barbascura X, parliamo di infodemia. Che dire, grazie ancora e buona serata a Grazie. tutti.